una decina di interventi pistorici sul settimanale, di aprire il dibattito su questo problema. Grazie. Adesso, per prendere un po' di respiro, 4 minuti di proiezione di interviste che abbiamo ricavato dagli archivi storici. È impiegato al grado di Corso Novara. L'unico che ha anche qualche soddisfazione materiale è Maurizio Carino, un anarchico che vive nella sua casa di campagna. Dopo c'è venuto le elezioni del 19 e dopo c'è venuta l'occupazione delle fabbriche del 20. E per il contratto di lavoro, come si fa oggigiorno, il contratto di lavoro dei metallurgi. Nel 19 si è chiesto le 8 ore e quindi le 8 ore si sono date a tutte le fabbriche, perché c'erano le fabbriche metallurgici, facevano 10 ore, c'erano delle fabbriche tessili che facevano 12 ore e quindi anche i tessili hanno fatto la sua agitazione e hanno conquistato anche loro le 8 ore. L'occupazione delle fabbriche, nell'intendimento di coloro che lo hanno deliberato e soprattutto nell'intendimento del proponente onorevole Bossi, voleva significare l'istituzione di un'arma nuova nelle mani dei lavoratori in aggiunta allo sciopero, che certamente era già un'arma abbastanza potente. L'idea dei consigli di fabbrica era stata, a dire la verità, di Gramsci. Di Gramsci, il quale già da qualche anno dava dalla politica a Torino, attraverso i giornali, e anche interessandosi di problemi operari, di problemi sindacali. I rapporti con Gramsci per me si sono ridotti a questo. Quando lui ha incominciato a fare la prima propaganda per l'istituzione in Italia del Partito Comunista, ed è stato lui proprio il creatore del Partito Comunista in Italia, e ha incominciato qui a Torino, io non voglio dire che sono stato uno dei primi oppositori. Mi sono opposto con tutte le mie forze a quello che Gramsci intendeva di istituire, non tanto per il comunismo se stesso, che allora non conoscevo molto profondamente, ma soprattutto per il danno che avrebbe portato alla scissione del nostro partito nel campo sindacale. Il Gramsci sosteneva che i consigli di fabbrica a simpianza dei soviet russi dovevano costituire le cellule della futura società anche e occuparsi naturalmente di politica. Noi invece, che eravamo elementi, diremo così, refrattari allo Stato, volevamo che queste cellule fossero unicamente cellule di produttori organizzate su un piano produttivo al di fuori di ogni intervento dello Stato. Qui c'era il punto di divergenza con Gramsci, però questo non ha impedito una collaborazione fraterna e intensa per tutto quel periodo. Immagino che le più grosse battaglie le avrete dovute sostenere con il vecchio Agnelli. Altro che ci ho ripuntato per quella occasione lì e per altre occasioni particolari che riguardavano esclusivamente la FIAT. E io che ebbi l'avventura di essere delegato della FIOM con il compianto Ferrero e con i membri del consiglio di fabbrica della FIAT, che erano diretti da Parodi, ebbene ho sentito dalla bocca del senatore Agnelli ringraziamenti al consiglio di fabbrica per aver mantenuto gli stabilimenti in ordine perfetto. Proprio il racconto degli operai e dell'occupazione della fabbrica.
Ovviamente il filmato riflette delle cose che abbiamo trovato, quindi non è che c'erano immagini, contenuti, eccetera, che raccontassero tutte le cose di quel periodo. Allora darei la parola a Pino Focella, da poco diventato rettore dell'Università di Stino Fortunato, e si accordano qui gli altri relatori. Ti metti qui o...? Professori, sono invitati a venire qui. Professoressa Bandoni. Dunque, io innanzitutto devo esprimere il mio ringraziamento alla Fondazione Innocentini, in specie a Giovanni Aronto e a Gianfranco Zabaldano, perché non solo mi danno l'occasione per venire qui, per essere presenti, sono onoratissimo, diciamo così, dell'invito che mi è stato rivolto, ma anche perché senza la loro iniziativa, compresa quella di Roma, forse sarebbe passato sotto silenzio un evento come il centenario della CIL, che già per qualcuno che è informato viene confuso con la CISL e non ha invece nessuna relazione se non sostanziale. Dal punto di vista formale non c'è relazione. Perché sarebbe un peccato che fosse passato sotto silenzio? Non solo per tutte le considerazioni che possiamo fare su una storia nobile, faticosa, travagliata, perché quando viene ricordato, come hanno fatto nella loro ricerca Avonto e Barbero, che iscritti allo SNOM, Sindacato Nazionale Operaio Metallurgici, c'erano 15.000 contro 160.000 della FIOM CGL, questo potrebbe indurre a pensare che si tratti di un fenomeno marginale. Io vorrei, nelle poche battute che precederanno l'intervento dei quattro nostri interlocutori, ricordare due elementi. Il primo è che la storia del sindacalismo europeo, non solo quello occidentale ma anche quello britannico, anche se con diverse modalità, è una storia di filiazione del sindacato da parte di un partito. C'è un male d'origine, un peccato d'origine nella storia tedesca, francese, inglese e italiana per quanto riguarda la corrente socialista che ricordava Alessio. C'è un momento nel quale il partito politico si pone come soggetto primario e dice: ma ho bisogno di un fratellino minore che mi tratti le questioni economiche. Infatti nella tradizione socialista la CGL aveva il compito del progetto politico e la SIA aveva il controllo politico, mentre la CGL doveva occuparsi soltanto degli aspetti tecnici della produzione e quindi della conduzione, come dire, del lavoro operaio, da tutelare ovviamente in armonia anche col più grande progetto politico del partito. Io voglio ricordarvi che la CIL è il primo esempio nella storia dei movimenti sindacali occidentali che nasce prima del partito. Sì, nasce nel 18. Il partito laburista nasce con... Bravo, io ti ho detto, quello britannico ha una storia a parte. Però, come forse ricorderai Tony, le trade union nascono contemporaneamente al fatto che riescono ad eleggere i primi due deputati laboristi alla Camera dei Comuni. Come partito poi si aggregano in funzione appunto di questa presenza parlamentare. Ma come modello, il primato nel sindacalismo europeo spetta sempre al partito. Questa è la prima osservazione che io vorrei sottolineare. Perché questo ha lasciato, come dire, un peccato d'origine al contrario, cioè che nel sindacalismo cattolico c'è una rivendicazione, e in questo bisogna dire che Giovan Battista Valente ne è la figura sintetica più significativa, una rivendicazione anche quando ci si sente fratelli con il partito politico di ispirazione cristiana, cioè esso il Partito Popolare e poi nel secondo dopoguerra la Democrazia Cristiana, c'è sempre una rivendicazione di autonomia, che è l'espressione che poi ha connotato pienamente la CISL nel dopoguerra. Ma basta leggere l'autobiografia di Valente per capire che questo è un carattere originario
del sindacalismo cattolico che invece non si riscontra nella tradizione del sindacalismo socialista. Questa è la prima osservazione che vorrei fare, perché già al convegno di Roma emerse il fatto che si parlava di una cosa non molto nota, e aver voluto questo convegno oggi a Torino significa non soltanto, come dire, un ricordo marginale, ma il ricordo di un'esperienza che ha fatto parte della storia italiana, come cercherò di dire in pochi minuti. Che rapporto c'è tra CIL e CISL? C'è ancora qualche dirigente sindacale che crede che ci sia, come dire, tanto è vero che quando io dissi a uno di loro ci sarà un convegno a Canella sul centenario della CIL, disse: come, non abbiamo organizzato il centenario della CISL? In realtà sono due cose diverse, manca la parola sindacati, la CIL è la Confederazione Italiana dei Lavoratori, già questa è una differenza, perché nel sindacalismo socialista c'è sempre la parola lavoro, mentre in quello cattolico si sottolinea, come dire, l'aspetto personale, la condizione di lavoratore. E tra CIL e CISL ci sono in mezzo 30 anni, che sono i 30 anni della dittatura fascista. Io voglio ricordare, ci sono alcuni elementi simbolici che spiegano più di tante chiacchiere. Achille Grandi, ultimo segretario della CIL, Confederazione Italiana del Lavoro, come voi sapete nel 25, il 25 e il 26 vengono messo fuori legge le organizzazioni sindacali, Buozzi, capo del sindacato socialista, va in Francia dove viene anche arrestato. Ci sono vicende grandi. Per pagare i debiti della CIL va a fare il commesso di pasticceria a Milano, la pasticceria Milano, e siccome per Mussolini rappresentava un problema, nel 34 Mussolini gli offrì il seggio senatoriale. Questo lo dimenticano tutti nella biografia di Grandi. Grandi la rifiutò il seggio senatoriale. Guardate, nel 34 il fascismo era vincente, nessuno sapeva che sarebbe finito. Grandi lo rifiutò, per cui quando poi fu sconfitto il fascismo, a chi si potevano rivolgere, come dire, le forze platoniane, gli americani che tenevano in pugno la situazione? A quelli che non avevano fatto compromessi col fascismo. Achille Grandi fu uno dei primi chiamati. E ha ragione appunto Gianfranco quando dice che è da questo seme che poi si ricostituisce il gruppo che dà vita alla CISL. Prima la corrente cristiana nel sindacato unitario dal 44 in poi alla CISL, in cui restano questi elementi fondativi: l'autonomia dai partiti, nonostante che il patto di Roma sia stato firmato dai partiti, questo non va dimenticato. Il primo sindacato unitario, la CGL unitaria cosiddetta, non è firmata da sindacati che non c'erano ancora, ma dai partiti che hanno delle loro propaggini. Ma restava nella componente della corrente cristiana questa idea originaria che il sindacato si muove sul terreno suo, perché quello che conta non è soltanto, come dire, la voglia di tutelare l'interesse, ma la condizione per quella che è. Il lavoratore, dirà Giulio Pastore, raccogliendo questa continuità, il lavoratore è tale perché viene estraniato dallo Stato, è uno che non conta niente. Quindi la lotta sindacale non può essere soltanto una lotta economica per avere 5 lire in più, deve essere una lotta che restituisce la posizione all'interno dell'ordinamento al sindacato. Quindi credo che intorno a questo ragionare sulla CIL significa capire anche le radici, le origini di questa connotazione che ha fatto dire poi ai giuristi del lavoro che la CISL era un sindacato anomalo. Quando eravamo più giovani, io lo ricordo, io mi sono iscritto quasi 50 anni fa alla CISL, e io ricordo che insomma, questa cosa dell'anomalia veniva usata come un'offesa. Ma perché ti iscrivi alla CISL? Che è il sindacato? E invece era la rivendicazione di una particolarità. Quindi io vorrei, nell'introdurre i nostri quattro interlocutori, che sono tutti professori di storia contemporanea, vorrei fare due riflessioni. La prima è questa. Qualcuno che avrà seguito con attenzione, ma spero addirittura che abbia letto il saggio di Avondo e Barbero,
avrà notato, io spero, che c'è un continuo richiamo al fatto che le lotte, le occupazioni che ci furono nel biennio 19-20, dalle parti mie c'erano le occupazioni delle terre, perché naturalmente era prevalente il lavoro contadino, bracciantile, mezzatrile, ma non solo questo, nell'area del napoletano erano già attive, come dire, delle forti presenze industriali, questo non va dimenticato, perché si pensa al sud sempre come un'area rurale, non è così, però certo la forza è quella dell'occupazione delle terre. La notazione che hanno fatto sia Ronto e Barbero, ma già nelle parole di Gianfranco c'era questo: queste lotte nascono, sono spinte non da una direzione strategica del sindacato o del partito socialista, ma c'è una spinta sociale spontaneista. Spesso lo spontaneismo, come dire, non va a buon fine, perché lo spontaneismo è un fuoco che lascia solo cenere. Lo spontaneismo deve essere poi guidato, pilotato. Ecco la grande funzione che assumono invece i partiti popolari e le organizzazioni sindacali. Il secondo dopoguerra ha avuto la democrazia in Italia perché ci sono stati questi grandi soggetti aggregativi che vincono l'isolamento, l'individualismo e danno un fine comune a tutti quanti. Questo elemento, questo contesto che consente il Biennio Rosso, che consente anche il Biennio Rosso, è la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è stato un grande sommovimento. Come voi sapete è stata la più grande carneficina della storia umana. Quella carneficina, come dire, ha cambiato però le sorti della storia. Io qui riporto nel testo che ho consegnato, che devo correggere, ma c'è qualche errore, ho visto di... Però nel testo che ho consegnato io ho cercato sinteticamente in 2-3 pagine di dire quali erano, come dire, gli elementi che caratterizzavano la Prima Guerra Mondiale. Ricordate che la Prima Guerra Mondiale, fatta dalle grandi potenze imperiali, vede come sua conclusione più immediata lo sconquasso dei grandi imperi. Crolla l'impero Guglielmino in Germania, crolla l'impero zarista in Russia, crolla l'impero ottomano. L'impero austro-ungarico, come sapete, era già in crisi, ma è lì che riceve la botta finale. E dicono i grandi autori che hanno interpretato questo tempo, in particolare io guardo quelli che leggono la cultura giuridica per la ragione che dirò fra poco, in particolare, come dire, emerge un nuovo protagonista. È quello che viene chiamato il popolo. La Prima Guerra Mondiale è stata sempre discussa, qualche anno fa c'è stato il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, e la grande discussione tra gli storici, come pensano i leggi storici, molto spesso si è appuntato: ma fu guerra di popolo o non fu guerra di popolo? Fu guerra di popolo perché quelli che andavano alle trincee, che lasciarono le loro famiglie, che spesero il sangue, era il popolo. Non fu guerra di popolo perché in realtà determinare la carneficina e tutti gli elementi, come dire, che furono messi in gioco, fu una classe di militari inetti. Stati maggiori, in particolare quello italiano, si dimostrò inetto e feroce. Io invito tutti quanti a leggere quel bellissimo libro di Lussu, Un anno sull'altipiano, che fu anche trasformato in film con Gian Maria Volonté, Buon incontro, se qualcuno se lo ricorda. La Prima Guerra Mondiale fu un grande sommovimento che appunto dette come esito il fatto che si creò una situazione per cui il popolo a questo punto non se ne stava più a casa. Badate, in particolare il Mezzogiorno creò una situazione che, mentre nel nord la presenza delle fabbriche tutelò in qualche modo gli operai dall'andare in guerra, invece le campagne meridionali furono rase al suolo, i maschi dovettero andare in guerra e per 2/3 non tornarono. A quel punto furono le donne che dovettero assumere la più grande rivoluzione, come dire, sociale, la creò per la prima la guerra mondiale, in cui le donne, senza avere le idee delle suffragette inglesi o delle femministe, di fatto assunsero la guida, diciamo, della propria famiglia, andarono a lavorare in campagna, cominciarono a farsi presenti. Ecco, io, come dire, non pretendo ovviamente di approfondire la cosa, volevo soltanto dare questo segno che cambia tutto, e cambia perché si comincia a dire devono cambiare pure i rapporti di forza. Faccio soltanto un esempio. Quando
Aronto e Barbero parlano del caso Mazzonis. Lì c'è un elemento che non va trascurato. Mazzonis viene in qualche modo interdetto dal prefetto, che a nome della legge, a nome del diritto, gli ordina di compiere cose. Mazzonis non se ne dà per inteso, rifiuta la legge. Ebbene, la seconda riflessione che io vi vorrei fare è che dopo la prima guerra mondiale si mettono in moto elementi per cui Emilioli, di cui ci parlerà la professoressa Baldoni, ne è pienamente cosciente, si è messo in moto un nuovo diritto. Io faccio soltanto, come dire, una riflessione di conseguenza. Cosa ha segnato la specificità della CISL? Basta vedere in qualunque libro di storia sindacale, per esempio Traevo Romagnoli, con cui ho parlato con qualche amico della Federazione Pensionati qualche anno fa. Cioè, quello che viene messo in moto è il fatto, ma l'ordinamento giuridico, chi lo determina? Solo lo Stato? E se è solo lo Stato, però, in cui i lavoratori sono estranei, quelli che daranno i contenuti all'ordinamento saranno soltanto certe classi sociali. Ci vuole un nuovo diritto, tema che Emilioli è molto sviluppato. Nuovo diritto cosa significa? Per esempio, che la fonte del diritto è soltanto la legge approvata dal Parlamento. Io vi faccio riflettere su una cosa. Nell'ordinamento italiano, non previsto all'origine, ma poi imposto, fonte del diritto è anche il contratto di lavoro. Cioè una fonte del diritto creata dal basso, in cui l'incontro fra soggetti sociali, uno che tutela i propri privilegi, l'altro che vuole affermare nuovi diritti, cioè il sindacato, si traduce in salario, si traduce in orario, si traduce in garanzie, si traduce in tutela, si traduce in previdenza, si traduce insomma in quello che noi chiamiamo stato sociale. Che è il fatto che quando un poveraccio, mio nonno per esempio, nei racconti di mio padre era così, io vengo da una famiglia che mio padre ha fatto il poliziotto, per capirci, per sfuggire al suo destino. Due suoi fratelli, ben due, sono andati a fare gli operai negli Stati Uniti. Perché la possibilità di sopravvivere era legata al fatto di scapparsene. Mentre lo Stato sociale è quello che, grazie alla lotta di coloro che ne sono privi, nutre di garanzie e di tutele i suoi cittadini. Finalmente diventati cittadini, non più estranei allo Stato, ma lavoratori a pieno titolo. Un vecchio sindacalista che incontrai quando mi iscrissi nel 71 a Salerno mi disse: quello che noi facciamo è solo questo, che i lavoratori normalmente, vi dico pure, posso dire pure come si chiamano, i lavoratori gentili si chiamavano, tu forse l'hai conosciuto Giovanni, mi dice: prima i lavoratori andavano col cappello in mano a chiedere un favore, adesso possono tenersi il cappello in testa perché rivendicano un proprio diritto. Questo fa il sindacato. Io credo che, diciamo, riflettere sulla città significa capire da dove viene. Del resto la storia di Valente, andato via per 8 anni in Germania, e in Germania è molto importante che ci sia andato Valente da cattolico, tanto per riprendere il tema del sindacalismo cattolico, perché Valente va in un sindacato che già aveva una sua consistenza e che era stato proibito dai vescovi tedeschi. Perché? Perché siccome era un sindacato cristiano ci stavano sia i cattolici che i protestanti, e i vescovi tedeschi dicono: no, i cattolici se la devono fare per conto loro. E invece nel 14 dovette intervenire il Papa Benedetto XV, quello della inutile strage, che condannò la guerra come inutile strage, dovette intervenire per dire ai vescovi tedeschi: non è legittimo che i cattolici stiano dove si può operare per la giustizia sociale. Ecco, io non voglio, diciamo, tediarvi di più perché verrei meno al mio compito di mero introduttore, però io voglio segnalare questo elemento, il tema del